Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo quinto episodio di Parasite Eve 2 per PS1. Dunque, perché ci troviamo già in questa piazzola? Perché off screen ho fatto un po' di cose per velocizzarmi un pochino il gameplay. Dopo la boss fight della scorsa parte, che è stata veramente tremenda, che cosa ho fatto? Ho pensato di andare in giro per la mappa a liberare le varie zone, quasi tutte in realtà, quelle che avevo più vicine. Per fare cosa? Per accumulare punti esperienza e bounty point. Questo perché? Perché siccome il gioco sta andando verso una parte abbastanza complicata, è meglio avere una buona dose di punti esperienza per potenziare le nostre abilità speciali. L'ho fatto già in parte, in quanto ho potenziato a livello 3 Pirokinesis, che adesso fa veramente tanto tanto danno, e al momento ho ancora 1151 punti esperienza da poter spendere. Il prossimo step potrebbe essere quello di potenziare l'energy shot, che contro le, diciamo, nelle boss fight diventa veramente utile, perché utilizzare l'energy shot livello 3, che potenzia i colpi e la velocità, con magari il lanciagranate, capite voi stessi che ci semplifica non di poco la vita. E quindi ho fatto tutto. Nel frattempo ho fatto un po' di pulizia nell'inventario, girando nelle stanze ho recuperato ancora degli oggetti che mi ero mancato e al momento ho questo dietro, ok? Quindi, prossimo passaggio, andare a parlare con Douglas, che è per l'appunto qua sotto insieme a Flint. Ok, sono sopravvissuti, meno male. Era il mio primo così grosso. Che cosa? Vabbè. Le mine gli hanno fatto un baffo. Grazie, Aya. È ferito? Niente di grave, per fortuna. Ok, meno male. Ah, senti, il camion è pronto. Ok, tieni la chiave. Bene, ci dà la chiave del camion. Perfetto. Con un portachiavi che sa molto di anni 80. Ok, grazie. Perfetto. Parliamo di nuovo con lui. Vediamo se possiamo recuperare oggetti, cose varie. Ci parli? Grazie per il tuo aiuto. E fin qua ci siamo. Dopo passa al caravan. Ok, ho qualcosa per te. Interessante, decisamente interessante. Peraltro, se gli parliamo adesso lui non ci fa. Ok, facciamo una cosa. Andiamo al caravan, vediamo cosa ha per noi e soprattutto recuperiamo. Ci segue Flint. Recuperiamo un po' di munizioni per il lanciagranate. Cerchiamo sempre di tenere una buona scorta. Il caravan è per l'appunto di là, dove tra l'altro c'è ancora una zona con dei nemici, quindi ok, ci andiamo subito e niente, ci vediamo là. Peraltro, dovendo tornare indietro per forza da questa parte, perché il cancello vicino alla factory è chiuso, è crollato, diciamo, del materiale che l'ha bloccato, saremmo comunque dovuti tornare indietro di qua e avremmo comunque dovuto affrontare delle creature. Tra l'altro, l'ultimo pezzo qua davanti ancora non è liberato, quindi adesso dovremmo affrontare della gentaglia. Tanto vi faccio vedere subito il pirochinesi di livello 3. Quanto è potente? Tre colpi. Tacca. Ah, ha colpito prima degli altri. Ah, cazzarola. C'era davanti qualcuna di queste falene che non mi ha fatto colpire direttamente il tipo. Peccato, peccato. Vabbè, vabbè. Ok. Ho ottenuto item. Ricostituente 2. Che tra l'altro potremmo quasi utilizzare adesso, siccome ci hanno seccato male. Ok, entriamo per l'appunto. Di qua andiamo a raggiungere Douglas. Quindi dobbiamo passare di qua, giusto? Se non ricordo male. Giriamo di qua e usciamo all'esterno. Ok. Questa zona non so se è popolata da creature. Controlliamo la mappa. Ah no, andiamo direttamente qua, c'è una scena scriptata. Dove eri finito? Ho fatto un salto fuori città. Bene, proprio quando mi servivi. È successo qualcosa? No, niente di grave. Ce la siamo vista brutta. Mi dispiace. Ho avuto altre informazioni sul rifugio. La storia si fa più interessante. Cioè? Sentimi bene. Ci sono virus come Ebola e AIDS, detti retrovirus. Senti, non cominciamo a parlare di virus, che possono modificare il DNA dell'ospite. Terribile, no? Potrebbero
Parassiti che trasmettono il loro DNA ad altri organismi. Ah, già, dimenticavo, tu sei un'esperta. Dicevo, se i virus vengono riprodotti artificialmente, si ha un vettore virale. Molto attuale il discorso, ok? Cioè, virus che trasmettono DNA artificiale alle cellule. Recentemente vengono usati in terapia genetica. Dovevo andare a parlare. Esattamente. Retrovirus che possono modificare il DNA. E che succede se vengono usati per cellule riproduttive? Il DNA artificiale si trasmette da madre a figlio. Inoltre, un'epidemia del virus può provocare mutazioni genetiche. Meraviglioso, il gioco perfetto per questo momento. Il DNA umano già ha tracce di modificazioni passate. Cioè, i virus hanno condizionato la nostra evoluzione. Pensa un po'. Aspetta, non vorrei mica dire che i neomitocondri. Bam! Parte la battaglia? No, ovviamente no. Che succede? Dov'è Bugo? Sei diventata pallida. Non è niente. Gli NMC qui intorno hanno parassitato gli esseri umani. Se unisci neomitocondri e capacità di riproduzione dei virus, avrai come risultato un incubo a livello mondiale. Ok, un incubo senza fine. Oh mio Dio! Tutto questo a quale scopo? Ecco, a quale scopo? Non ne ho idea, perfetto. Indagini molto approfondite le tue, perfetto. L'unica cosa certa è che questo virus viene prodotto nel rifugio e il contagio è per via aerea. Perché tutto ciò ha un che di attuale e inquietante? Cosa? Sì, è terribile. Forse è troppo tardi, ma se andiamo al rifugio, possiamo cercare il modo per fermare tutto questo. Ok, andiamo. Va bene, ben detto. Proseguiamo. Ho più o meno individuato l'ingresso. Benissimo. Guido io. Va bene, tu carica sul camion quello che ci può servire. Va bene. Ok, vado. Allora, finito il pippone. Ti aspetto qui. Abbiamo capito! Abbiamo capito, fai in fretta! Se smetti di parlare, Christus. Ok. C'è un cazzo di niente. Qua sì, qua zona con alto tasso di problematiche. Vediamo un po' che nemici abbiamo qua da affrontare. Così andiamo al caravan. Mira qua. Cazzo, perché non l'hai preso? Ok, togliti. Pirochinesis. Mi sa che mi sta attaccando. Ok. Pirochinesis. Adesso a livello 3 consuma anche molto meno, tra l'altro. Mi ha colpito. Mi ha colpito, non sono bastati quei colpi. Ok. Un po' di punti esperienza. Ok. Anche un item. Lampo. Vabbè, poi il lampo lo andremo penso a depositare. Non sono oggetti che mi interessa avere. Ok, non mi curo al momento perché probabilmente nella transazione tra un'area e l'altra probabilmente recuperiamo tutte le varie statistiche e cose varie. Quindi per il momento non mi curo. Voglio andare a vedere. Dovrebbe essere qua Douglas. Ci ha detto di raggiungerlo al caravan. Ti aspettavo. Velocissimo Douglas. Grazie per prima. Nella cassa c'è un regalo per te. È un po' pesante. Ma noi siamo forti. Ma è full auto e spara fino a 100 colpi per volta. Il caricatore ha una speciale forma cilindrica, quindi è una specie di mitragliatore. Grazie tante. Vediamo subito. Ne farò buon uso, ma certo che ne faremo buon uso, soprattutto vediamo che cos'è. È gratis, peraltro. Grande pistola? Un pistolone praticamente. Allora, andiamo a vedere subito che cos'è. Grande pistola. Ok. Pistola con grande capacità di carica, fino a 100 proiettili. Utilizza sempre i 9 mm, il che è buono. Vediamo. Provo a vedere una cosa. M93 e M950. Dunque,
Diciamo che l'unico vantaggio, bisogna vedere la potenza. Diciamo che sicuramente ci permette di non stare sempre costantemente a ricaricare. Il rate è più basso, è tutto più basso come caratteristiche. Però potrebbe essere più utile. Facciamo una prova. Facciamo una prova. Proviamo a equipaggiarlo subito e vediamo che forma ha. Ok, una bella forma. Vediamo, proviamo a tenerlo equipaggiato e posiamo per il momento un attimo la pistola. Nel frattempo lui sta accarezzando il suo fucile come se fosse un bambino. Allora, innanzitutto abbiamo 7476 bounty point. Potremmo comprare una cosa che ci potrebbe tornare utile, a parte questa qua, è il potenziamento della pistola classica. Taglio un attimo, devo un attimo capire che cosa tenere e cosa no. Aspettatemi. Ok, ho fatto un po' di acquisti. Dunque, ho pensato di, siccome ci ha dato questa nuova arma, la M950, che utilizza le stesse munizioni 9 mm, teniamo questa nell'inventario e andremo poi a posare la M93, che è quella che abbiamo trovato all'inizio. Dopodiché, ho comprato il mitragliatore, che è molto utile, con un caricatore, che ci ha dato 30 spazi in più, diciamo, come potenza di, insomma, capienza del caricatore. E un po' di colpi, un po' di proiettili, così abbiamo un po' di tutto. Abbiamo un'arma da fuoco normale, un mitragliatore e poi abbiamo fucile a pallettoni e granate. Direi che siamo a posto. Ho comprato anche un po' di granate, così almeno siamo in caso di necessità con qualche boss fight, ci siamo. Quindi direi che possiamo tornare verso l'auto, direi. Assolutamente. Per il momento teniamo equipaggiata questa M950. Sono curioso di provarla quanto prima per vedere effettivamente quanto è utile. E niente, direi che la parte di dry field probabilmente è finita qui. Tra l'altro, molto bella la parte di dry field, molto 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 bella. E direi che possiamo partire. Vediamo un po'. Parliamo con il nostro caro amico Madigan. Questo camion è un disastro. Ma come fa a funzionare? Tipo con la chiave? È veramente mal ridotto. Sì, lo sappiamo. Come si avvia la missione? Oh, tra l'altro, item box. Ecco, facciamo una cosa. Posiamo tutto ciò che non ci serve. Tipo l'M93R, la spostiamo. Il lampo lo spostiamo. Questi sono altri tipi di granate. Per il momento no. Teniamo tutto il resto. Teniamo tutto. Ok, e probabilmente possiamo partire. Devo andare a sedermi sul posto del passeggero? Non lo so. Come si avvia la missione, per la miseria? Parliamo di nuovo con lui. Sei pronta? Sì. Ok. Possiamo partire. Bene, andiamo. E si parte alla volta del rifugio con un cambio drastico di ambientazione. Qua l'ambientazione è molto Texas, se vogliamo, in mezzo al deserto, con tutta l'angoscia dell'isolamento, eccetera. Adesso andiamo in una struttura simile ai laboratori dell'Ombrella, se vogliamo, una cosa del genere. E vediamo tra l'altro quali minacce ci aspetteranno lì. Perché, ah, tra l'altro, inserire disco 2. Bene, bene. Vediamo se funziona tutto adesso nel cambio del disco, perché sto giocando su PS3.
Oddio, subito minacce appena arrivati. Ok, vediamo un attimino. Cosa dobbiamo fare? Vediamo un attimo. Allora, qua è inutile, hanno scavalcato la recinzione. Tanto lui sta dietro a sparare, ovviamente. Qua Madigan. Mi hanno preso. Ma come ti hanno preso? Ma come? Ok, qua, se non ricordo male, c'è una cosa un po' tricky che si può fare per evitare di essere uccisi male. Cioè, farci puntare e farli suicidare nel burrone. Se non ricordo male. Tra l'altro lui è 5 HP, messo malissimo, veramente. Cioè, un aiuto incredibile lui, eh. Sei ferito? Niente di grave, sì, c'è solo 5 HP, tranquillo. Qui ci penso io, tu entra nella miniera. Tranquillo. Mi dispiace. Che uomo, eh. Tutto d'un pezzo. Ok. Attacca. No, cazzo. Ok. Uno è andato. Attaccami qua, per cortesia. Senza colpirmi. Grazie. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Ok. Risparmiamo un sacco di colpi se riusciamo a fare questa cosa qua. E dovrebbero venirne su parecchi, tra l'altro, eh? Quindi facciamo molta attenzione. Ok, lui mi ha già puntato. Puntami. Ok. Ne vengono su un sacco. Oltretutto facciamo attenzione a non farci colpire. Ok. Perché altrimenti ci buttano di sotto, eh. Appena detto, appena detto. Togliti. Attacca. Ok. Mamma mia. Facciamo attenzione, tra l'altro, perché non ho una vita messa benissimo. Ok, questi che sono vicini sono schifosi. Sono veramente schifosi questi. Basta. Quanti siete? Tanto qua sconfiggere tutti voleva dire tipo consumare un macello di munizioni. Quindi era l'unico modo intelligente di fare questa cosa qua. Mi ha colpito una volta, ma ci può stare. 825 punti esperienza. Tantissimi. Tantissimi. Un item. Prendi tutto. Buono. Ah, tra l'altro, l'arma che abbiamo preso monta anche gli Hydra. I proiettili Hydra, che ne abbiamo depositati parecchi nell'inventario, tra l'altro. Quindi, magari potremmo anche andare a sfruttare quelli, eh. Possiamo usare qualcosa? Tanto, vediamo quanto spazio abbiamo nell'inventario. Ancora uno spazio. Li poserei gli Hydra. Li sposterei. Ricostituente 2. Ricostituente 1 lo spostiamo. E basta, poi ci sistemiamo dopo. Ok, quindi qua dobbiamo raggiungere Madira nella miniera, giusto? Vediamo un po' mappa per capire se c'è qualche porta. No, ok, perfetto. Vietato l'ingresso. Frane, pericolo di morte declinata ogni responsabilità. Mi sembra un po' esagerato, è certo. No, volevo solo vedere. Tanto qua cartello Coca-Cola per terra, ovviamente. Se c'era la cassa quella, come sempre, per recuperare tutte le munizioni. Per adesso no. Anche se io in realtà quella B box sta a indicare per l'appunto quello. Ma vabbè, non c'è niente dentro. Va bene. Provi ad entrare, tanto Madigan sta bene, non ci preoccupiamo. C'è un vecchio carrello rovesciato. C'è un vecchio carrello rovesciato. Ok, onesto. Madigan aveva una ferita profonda. Speriamo sia morto, peraltro, visto che il suo aiuto è molto importante. E vediamo, vediamo cosa c'è qua. Attenzione, attenzione. Subito un po' di gentaglia. Ok, facciamo una bella cosa. Pirokinesis. Cazzo. Togliti. Ok. Pirokinesis. Cristo santo. Attacca. Mandiamo ancora di pirokinesis. Vai pure. Ok, proviamo subito quest'arma. Bene. Mi sembra decisamente forte. Dunque. Ok. Ok, un po' di HP. Curiamoci. Curiamoci perché non siamo messi benissimo. Ricostituente 2.
di riutilizzare, che ci ripristina tutta la vita. Molto bene, molto bene. Non mi sembra male comunque quest'arma che ci ha dato Douglas. Non mi sembra male. Allora, vediamo un attimo la miniera come è strutturata. Dunque, abbiamo un bivio. Allora, andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Esploriamo un po' questa miniera e vediamo che cosa abbiamo da fare. Dunque, stanza infetta, no. Tunnel che prosegue di là. Ma c'è ancora una stanza indietro. Tra l'altro, qua potrebbe essere utile tipo combustion. Sì, decisamente. Ok, il fatto è che abbia caricatore. Bastardo! Bastardo! Guardate! Il fatto che abbia caricatore molto capiente non è male. Vaffanculo! Ok. Oh, fate girare le balle, eh? Ok, per adesso teniamo questa. Che non è molto diversa dalla mitraglietta, in effetti. Firefly, ok. Quindi proiettili incendiari per il nostro Pompaz. Qua c'è qualcosa. Non lo so se in realtà è meglio tenere quest'arma qua che ci ha dato Douglas o se è meglio. Ok. In effetti. Tutto in disuso, però ci sono le luci accese, va bene. O se tenere la pistolina classica, però sparava tre colpi, caricatore molto piccolo. Terrei questa per il momento. Vediamo, c'è ancora una stanza là dietro da visitare. Per il momento andiamo avanti. Per il momento andiamo avanti, ma ha tolto un sacco di energia, sti schifosi. Ok, mi sa che conveniva prima andare a vedere di là. Un'occhiata a carrello, non c'è niente. Perché se proseguiamo di qua, non so, continuiamo ad andare sempre più giù. A parte che qua, ben volendo, le rotaie si interrompono, sotto è profondo. Ok, potrei saltare, ma la base è instabile, meglio di no. Perfetto, quindi ci siamo tolti il dubbio su dove bisogna andare in questo momento. Quindi torniamo indietro e andiamo in quella porta laggiù. Ok, quindi torniamo indietro. Perfetto, zigzagando in mezzo a questi vagoni arrugginiti. Ok, tra l'altro, chissà se è comparsa la cassetta per recuperare munizioni all'inizio vicino al. Vedete, le abbiamo consumate già tante. Fammi vedere una cosa. Non c'era, però veniva indicata sulla mappa. Fammi andare a vedere un secondo fuori. Perché se si può fare un refill dei proiettili, lo facciamo molto volentieri. Così abbiamo tutto pieno. La cassetta dovrebbe essere qua. Mi viene indicata. No, forse mi viene solo indicato il fatto che c'è il box per depositare oggetti. Strano però, eh. Dovremmo averla la cassetta per recuperare i proiettili. Vabbè, poco male, vedremo poi. Però adesso andiamo avanti. Non ci preoccupiamo prima del tempo. Ok, tanto munizioni al momento ne abbiamo, abbiamo la magia, insomma. Direi che siamo abbastanza ben forniti. Vediamo adesso se possiamo potenziare qualche abilità. Adesso esploriamo un secondo e poi andiamo a vedere le abilità che possediamo. Dunque, ok, non ci sono nemici. Il carrello blocca il passaggio, c'è la leva del freno. Tiro la leva, certo. Ok, quindi ci liberiamo la strada avendo tolto il freno al carrello. D'accordo. E possiamo proseguire giù di qua. Ok, dentro al carrello c'è qualcosa. Impossibile muoverlo, vabbè, non lo so vedere se c'era qualcosa dentro. Un'asse bella resistente, forse con questa è pesante però. Prendo l'asse. Ammazza! E dove te la sei messa sta asse? Fammi indovinare. Dove andiamo a mettere? Attenzione, pendio. Va bene. Indovina un po'. Secondo voi, no? Secondo voi. Quest'asse, che tra l'altro Aya non sappiamo dove si sia ben riposta, perché insomma, l'ha presa ma non si vede, quindi non si sa. Dove andrà mai messa? Punto di domanda grosso così. Vediamo un po'.
se l'intuito non ci inganna. Okay. In realtà avremmo potuto fare subito quel punto, andare subito a prendere l'asse e poi venire qui. Avremmo evitato un giro, però vabbè, non potevamo sapere che la struttura della zona era questa. Ok, quindi andiamo qua. Lo fai da sola o devo... Kel sarà passato di qui? Non si sa. Noi nel dubbio comunque, oggetto chiave, asse, usa. Ok, che è bella resistente, quindi ci permette di oltrepassare. Ho scritto step, giusto? Non poteva esserci scritto nient'altro. Asse di quercia, tra l'altro. Adesso posso passare. Molto bene. E basta. E basta, ti pipistrelli. Ok, facciamo una cosa. Di qua. Porta 1 non si apre. Chiuso chiave il cancello. Se riesco a infilarmi qui. Prendiamo 10 bounty point. Ma tanto è almeno tipo 2746. Quindi chi se ne frega. Ma evitiamo questo scontro con i pipistrelli. Che. Allora, avessi avuto un'abilità, diciamo, di abbagliare oppure un lampo, li avremmo seccati in un secondo. Tanto forse il lampo ce l'ho anche ancora. Sembra recente. Niente di importante. Niente di importante. Qua c'è un telefono con cui possiamo salvare la partita. Oh, eccola qua la cassetta. Bene, 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 bene. Quindi recuperiamo tutti i proiettili di 9 mm. Perfetto. Ora, enigma. Enigma. Per attivare la corrente. Sotto c'è scritto leva dell'interruttore generale. Questa è la leva, la abbasso? Sì. Ok, dobbiamo fare in modo che si attivino il gate 1 e il gate 2. Quindi al momento, almeno di non trovare un oggetto. No, no, alzala pure, togli, tanto non serve un cazzo in questo momento. Alza. Ok. Dovremmo trovare un oggetto che ci permetta di far arrivare quelle serpentine al gate 1 e al gate 2. Quindi. Per il momento nulla. Però qua una salvatina io gliela butterei. Oh, un vecchio modello. Perfetto, ma funziona. Telefono, non faccio niente. Telefono. Io volevo salvare veramente. Però vediamo se c'è qualcuno dall'altro capo. Tipo i nostri aiutanti. Cosa? Un branco di NMC? Davvero? Ho capito. Manderò un bollettino d'emergenza agli altri hunter. Intanto tu ispeziona la miniera. Occupati anche del detective. Salvare, sì. Ora che abbiamo salvato e abbiamo recuperato un po' di munizioni, proseguiamo. Proseguiamo e continuiamo ad esplorare la miniera. Ovviamente. Ce l'ho un lampo. Non ce l'ho. Vabbè, facciamoli fuori. Tanto abbiamo le munizioni qua da andare a recuperare. Se no poi ci rompono le palle di continuo. Ok? Tanto ci darà un cacchio di punti esperienza, più zero. Vabbè, 60 punti, neanche pochi. In realtà è un interrogatorio MP. In realtà è stata più fruttuosa di quello che pensavo questa battaglia. Porta 1. Non si apre, chiuso a chiave. La mappa. Una chiave. Non è che abbiamo chissà quali stanze da esaminare, no? E meno che non abbiamo una chiave, che non mi ricordo. Oggetti chiave. Non penso che possa servire. Chiave officina. Chiave del saloon. Carta nera. Non direi che non abbiamo niente che ci serve per andare avanti. Mi serve quindi una chiave. A meno che non devo finire di risolvere questo enigma. Qua però. Inutile, non si apre, è chiuso. Anche perché il resto della mappa ce l'abbiamo già esplorato, non c'è niente. Direi di dare un'occhiata a questo enigma. Senz'altro è questo il punto per andare avanti. Perché non vedo altre soluzioni. Diamo un'occhiata. Controlla. È una specie di presa. La spina inserita. Ok. Prendi questo item. Sì. Ah, ok. Quindi dovrò andare a inserire questo jack da qualche. Perdonatemi, da qualche parte probabilmente. Per fare in modo che la corrente vada dove deve andare. Proviamo. Ok, l'abbasso. Proviamo a farla partire così. Mettiamo la spina in uno dei tre slot. Prima poi lo becchiamo. Ok, uno.
Culo, ho sentito il rumore come di un motore fuori. Perfetto, quindi enigma risolto. Possiamo uscire a guardare le stelle. No, non è vero. Siamo dentro una miniera. Quindi questa si sarà aperta. Ovviamente. Ovviamente. E vediamo un po' che si fa. Tutto molto buio, tetro. Madigan. Non risponde. Sarà andato da un'altra parte. È buissimo qua. Madigan, ci sei? Madi. Andiamo coi nomignoli adesso. Aia, nemico. Speriamo di no, invece sì. Non è che quello che abbiamo visto nel filmato, probabilmente sì. Ok. Vediamo un po'. Dov'è? È qua. Ok, allora facciamo una cosa. Pirokinesis. Ok, l'abbiamo colpito. Chissà quanti HP ha. Tanto è tutto buio, quindi si vede un Kaiser. Eccolo lì. Che fa? Che fa? Tra l'altro questi sono barili esplosivi? Probabilmente sì. Dove diavolo sei? Io verrei vicino, ma ho un po' paura che tu mi attacchi male. Ma che cazzo di giro sta facendo? Non gli voglio andare troppo vicino perché ho un po' paura, sinceramente. Mi sembra abbastanza grosso, non conosco il pattern d'attacco e vorrei evitare di andare proprio in bocca così. Non so neanche bene la zona come è strutturata, peraltro, e non posso vedere la mappa perché non ce l'ho sott'occhio. Cristo santo! Ok, quindi mi sembra di aver capito che il suo pattern d'attacco è questo, cioè trovarci, saltarci addosso. Molto bene. Molto bene. Bene il cazzo. E di nuovo. E basta! Ok. E che cazzo? Tra l'altro converrebbe quasi, quasi curarsi, eh. Ok, proteine. Ok, stavolta l'abbiamo evitato. Benissimo. Tra l'altro, una bella abilità. Potremmo... Energy shot. Ok. E cambiare l'arma. Lanciare granate. Che dite? Una volta evitato il colpo. No! Cristo, l'ha mancato. Ok. No! C'era il muro davanti, ma non ci credo! Ma non ci credo, davvero! Ma vaffanculo, sto schifoso. Ma è odioso veramente questo. Dove sei? Che cazzo sei? Ok, miralo. Ok, 287. Cazzo. Questi nemici sono odiosi perché non li conosco, non so come reagiscono. Ammazza. Ma questo è di Kyle. Un'altra pistola? Ma quante armi abbiamo? E il connettore. Ok. Ma questo non è ancora morto questo? Ma serio? Ma dai. Tra l'altro sono dei barili esplosivi qua. Converrebbe anche vedere se riusciamo a sfruttarli. So che non è facile evitare sto tipo. Ok. Innanzitutto allontaniamoci. E vediamo anche una cosa. Energy shot. Cogliti. Ok. Ricarica mentre lui è a terra. Ok. Mi fa paura. Mi fa seriamente paura.
Ok, beccato, ricarica. Cioè, potremmo anche sfruttare questi baris. Ok, vabbè, adesso abbiamo equipaggiato il... Preso. Ok. Ogni colpo fa circa 300, ma se noi potenziamo poi l'energy shot, fa sicuramente più danni. O se cambiamo le munizioni. Adesso non so che munizioni ho equipaggiate del lanciagranate. Ah, non l'ha preso, cazzo. Ma vaffanculo. Sto schifoso. Minchia, oh. Ah dai, piglialo. Che cazzo, non so quanti punti vita hai, però sembra tanti. Ok, evito di provare a colpirlo così, perché tanto penso di non avere scampo. Ok. Dove cazzo hai mirato? Dove cazzo hai mirato? Vergogna. Vergogna. Cioè, veramente. Ho finito l'energy shot. Peraltro. Ok, rifacciamolo. Energy shot livello 2, dovevamo potenziarlo a livello 3, quanto prima. Schifoso sto nemico. Tra l'altro dovrò sicuramente fare una ricarica di granate. Attacco alle spalle glielo possiamo fare, sì. Ok. Stavolta ti abbiamo inculato noi, schifoso. Dio santo. Ok, ricarica. Minchia, ma sei resistente però, porca puttana, eh. Ma tanto proprio. Sì, sicuramente sfruttare questi barili sarebbe stato una buona cosa. So che non so bene come sfruttarli. E si è tolto. Quante granate mi hai fatto già sprecare, figlio di puttana. Zio fanale. Ok. Tanto un po' più di danno ti abbiamo fatto col barile. Minchia che battaglia. Mi hai fatto sparare minimo 4 colpi di granata. Minimo. Che odio. Dammi un bel po' di punti esperienza, perché altrimenti veramente mi incazzo. Kyle. Ah, tanto abbiamo trovato la pistola di Kyle. Era un po' indisponente, ma... Ah, quindi è morto? Ok. Adesso un po'... Un po' meno indisponente. Ok. Va bene. Vediamo anche a che punto siamo con le granate. Ok, 500 punti esperienza. Ci siamo un po' sprecati, eh. Item. Ok, 4 granate, quelle che mi hai fatto sprecare. Praticamente è un ricostituente di livello 2. Va bene. Va bene, ci può stare, ci può stare. Qua c'è una porta. Secret passage. Si vede qualcosa da dietro. Tra l'altro, equipaggiamo di nuovo... usa, non lancia granate. La pistola. Ah, tanto che sembra molto figa rispetto a quella che abbiamo. Ah, aspetta. Per vedere il confronto devo fare. Dunque, equipaggiamola, ok. E poi confrontiamola con quella che abbiamo. Sì, direi che è meglio. Il rate è sempre lo stesso, pesa meno e ha più range. Direi che ci prendiamo questa, assolutamente. E l'altra la andiamo poi a posare. Ok, caricato. E volevo vedere ancora una cosa. Tra l'altro, ecco, ha anche la possibilità di sparare con il tasto R2 un flash. Che non è male questa, non è per niente male. Ok, vediamo P-Energy. Con 3317, cosa possiamo potenziare? Bisognerebbe potenziare l'energy shot a livello 3. Ne richiede 4000. Teniamoceli. Teniamoceli assolutamente, perché queste, le pirochinesi livello 3 e l'energy shot sono le due abilità che più ci torneranno utili. E quindi andiamo a vedere qua se si riesce a girare bene. Una motocicletta qui è grande almeno 1600 cilindrata, al 1600. A destra c'è una sacca con su disegnato un tappo di bottiglia. Questo disegno l'ho già visto. Ah, era sulla spada dell'uomo che ha fatto saltare l'acropoli Stowell. Non ci sono dubbi. Qualche altro indizio? C'è un pulsante vicino all'accensione. Sembra un telecomando. C'è scritto porta 2, premo? Sì. Che cazzo? C'è un cavo elettrico rotto. E quindi?
Nell'altra parte c'è luce bianca. Ok, è il... Sembra se ci... Aspetta, c'è una leva qua se non vedo male. So che questo come cazzo faccio, non posso più farla saltare questo barile. C'è questa puzza è benzina. Ok, va benissimo. No, il senso è che... Forse l'ha spezzato a morsi quella creatura. È un taglio netto, sembra fatto con una spada. Gli altri cavi sembrano intatti. E io che cazzo ci devo fare di grazia con questa roba? Non ho oggetti chiave, vero? No, il connettore però. Quindi probabilmente con il connettore dovrò tornare nella stanza dell'enigma di poco fa per fare qualcosa. Avendo tenuto quella spina, probabilmente... Cosa? La luce della porta è spenta. Il colpo deve aver azionato il sistema di sicurezza automatico. Lo schema dell'impianto è cambiato. Ok. Quindi... Dovremmo andare a posizionare un secondo spinotto connettore. Proviamo, facciamo una prova. Sicuramente andranno posizionati due. Controlla. L'abbasso. Ok, quindi no. Bisognerà fare un po' di prove. Ok, sembra andare tutto bene. Beccato. Ho sentito il rumore come di un motore fuori. A ritorno. Va bene. Tra l'altro, adesso io qua non so che armi tenere, sinceramente. Non so se tenere questa qui, la P229, se... Boh, tenere questa, non lo so. Questa spara colpi singoli. Questa qua è, ha un caricatore più basso ed è più simile a una semiautomatica. Non lo so, proviamo. Voglio vedere contro dei nemici un po' più forti questa arma di Madigan che effetto fa. Perché altrimenti potremmo seriamente tornare a imbracciare di nuovo la pistola quella... quella principale di Aya, che secondo me è quella migliore alla fine. Ok, e non abbiamo neanche utilizzato molto il pompazza. Ok, proviamo a premere di nuovo. La porta si è aperta. Ok, andava semplicemente premuto nuovamente il tasto. Va bene. Ok, usciamo dall'impasse di questa zona che sta molto complicata, tortuosa, con nemici schifosi. Cos'è questo posto? Ok, sa molto di laboratori della Umbrella. E basta! No, di nuovo. Cazzo, togliti. Allora, facciamo una bella cosa. Ah, questo qua è un altro di quelli schifosi. Finché ne abbiamo. Mi sembra abbastanza forte lui, eh. Ok, quando poi non abbiamo più pazienza. Ma che cazzo è sta pistolina? Ma veramente? Ma veramente sta pistolina? Ma che cosa me ne faccio di sta pistolina? Cambia sta cosa? Proviamo una volta questo. Vediamo un po' che cosa fa. Tra l'altro, caricandolo con i colpi incendiari. Un po' meglio, eh. Ma sta pistolina, veramente. Ma che me ne devo fare di sta pistolina? Non mi faceva niente. Tenuto item. Borsa da cintura. Buonissimo. Buonissimo, perché abbiamo ottenuto la borsa da cintura che ci aggiunge uno slot. Usa. Uno slot nell'attachment. E proiettile di pistola. Gli Spartan. Ok, che sono più potenti. Probabilmente. Più potenti anche degli Hydra? Probabile. Però facciamo una bella cosa. Sì, potremmo anche tenere una volta il pompazzo. Però riprenderei di nuovo questo. Quella pistolina lì fa veramente cagare. Cagare, cagare. Quindi prendiamo questa. Teniamo equipaggiato questa qua. Io poi quasi quasi torno a prendere di nuovo quella che avevamo all'inizio. Perché a me sinceramente piaceva di più. Ok. Un bel mid boss buttato qua in mezzo. Certo, ci stava. Qua si estende verso il basso. È tutto costruito artificialmente. Sento un fievole getto d'aria calda che viene da sotto. Si vedono tubi, eccetera, eccetera. Va bene. C'è qualcosa che si può esaminare qua? No, va bene. E allora andiamo qua. Ascensore? I comandi dell'ascensore. Scendo. No, resto qui. Cosa
Restiamo qua perché ci piace, ci piace. Belli giochi, però quando giochi dei titoli che comunque sono invecchiati non benissimo, come questo, e devi registrare e devi commentare, non è semplice. È chiuso. Esaminandolo di nuovo, è sempre chiusa. Ci sta, ci sta. Vediamo un po'. Andiamo in ordine. Una stanza. Tanto qua c'è qualcosa. Cioè, quante porte ci sono? Una e una, due. Una semplice panchina. C'è anche un posacenere. Sembra un'area per fumatori. Boh, andiamo in ordine. Entriamo qua. Sembra un ascensore, ma è fermo. Direi che non abbiamo grosse alternative sul posto in cui andare, no? Bello quando ti dicono in maniera molto velata dove ti devi recare. Ma dai, non l'avrei mai detto che dovevo andare qui. Bene. Ah, topi. Salto, potrei anche di nuovo equipaggiarmi il GPS. Che cos'è che è esploso? Mi piace di più la pistola. Quella che avevo prima. C'è un cazzo da fare. Aspetta, che cazzo? Telecamere? No, mi serve assolutamente un'arma un po' migliore. Ok, no, no, non mi piace questa. Quest'arma semi-automatica non mi piace. Prendo di nuovo la mia arma, quella fidata. Appena posso tornare fuori, vado di nuovo a prendermi la M93. Non mi piace. Non mi piace. Perché ha una cadenza di fuoco lenta, la potenza non è il massimo. Cioè, per carità, la capienza è buona perché. Sì, oddio. Non è neanche malaccio, ma io preferisco comunque la mia di prima. Togliti. Questo è un pollo. Indietro, stay back. Non volevo sprecarne troppi. Però cazzo, quanti ne fa andare? Quanti ne fa andare? Con la pistola, secondo me, sprecavamo meno colpi. Perché era più potente. Ok, curiosità, quanti ne abbiamo adesso? 240. Siamo a metà dei proiettili che abbiamo recuperato. Pensa un po'. No, spero seriamente di trovare qualcosa. Una pila di libri di farmacologia. Nessuno che mi ispiri. Va bene, medicinali. Io vedo solo misteriosi reagenti chimici. Non so cosa siano, ma non mi interessa scoprirlo. Aspetta, questo lo conosco. Soluzione Ringer, che è. Ne abbiamo già una. Recupero totale di HP e MP. Ne abbiamo già una. Bene. Indumenti, una casa piena di vestiti. Ok, mi devo controllarli, d'accordo. Vediamo se c'è altro che si può. Ah, meno male siccome ne stiamo consumando un macello. Ok. Non so se c'è altro. Prodotti alimentari. Bevande. Bevande non mi dai niente. Una Coca-Cola magari. Ok, niente di importante. Perfetto. Quindi, quelle sono chiuse. Dobbiamo andare di là. In quella porta. In quella porta. Fine. Aspetta, qua magari. Sembra un freezer, ma non è attaccato. Ci sono dei piatti vuoti dentro. Niente di importante. Niente di importante. Oh, se non c'è niente di importante me ne vado. Non si apre. Fantastico. Quindi dobbiamo uscire e andare in quella porta là. Ok. Prima esamino anche un secondo qua, che c'è una porta qua davanti. Queste le ho già esaminate. Frigo chiuso a chiave. Non ho chiavi io, quindi. Ok, un frigorifero pieno di alimenti. C'è qualcosa di marcio dentro. Sicuramente, perché se non posso abbastanza abbandonato. Materiale da laboratorio. Va bene, quindi devo andare di qua. Perfetto. Ok, spero di trovare una cassa oggetti quanto prima. Questi. Ok, non li conosco, perciò. Ok, non gli fa niente le armi da fuoco. Oh, 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 oh. Non posso utilizzare la ma.
Davvero? Non posso utilizzare la magia? Sai che c'è? Facciamo così. Facciamo così che è meglio. Contro questi qua non possiamo utilizzare le armi da fuoco, ma ci inibiscono anche la magia. Facciamo una cosa. Io ho ottenuto questa soluzione Ringer. Io me la prendo. Usa, vaffanculo. Ok. Dopodiché qua abbiamo spazi vuoti nell'inventario. Ne abbiamo uno. Gli mettiamo l'integratore MP1. Ok. E andiamo a riaffrontare questi sapendo che questi qua sono schifosi. Non li possiamo attaccare direttamente con le armi da fuoco, ma servono... Ok. Delle magie. Pirokinesis. Pirokinesis. Altri. C'è altro. Non punta da nessuna parte, ma non vorrei che fosse lata. Anche perché sono invisibili a occhio nudo. Ok, punta di qua. Oh, le telecamere! Cazzo, 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 cazzo. Ok, mancata. C'è una cosa. Pia 3. Ok. Ah, cazzarola. Ok. Schifose queste. Benissimo. Ok, qualcuno è molto al piano di sopra. Mi fa piacere. E torniamo a equipaggiare di nuovo, perché ogni volta che utilizzi un'arma, l'ultima arma che hai utilizzato in battaglia ti rimane, anche fuori dalla battaglia, quindi bisogna cambiare di nuovo manualmente. D'accordo. Poi c'è qualcosa? No. Dormitorio. Ok. Ok. Non so che nemici abbiamo qua di fronte, ma... Perfetto, abbiamo capito che è roba che non si vede. Ah, ma sono lontani, vabbè. Tanto quest'arma qua ha un rate veramente schifoso. Quindi più siamo lontani e meno danno facciamo. Quest'arma fa più o meno un po' di danno se siamo vicini, altrimenti è una merda. Fine? Perfetto. Ok. Un dormitorio. Un dormitorio. Quindi 4200 punti. Ah, ecco. 4000 punti. Perfetto. Potenza di energy shot. Livello 3. Molto bene. Questo ci tornerà sicuramente utile. Ora esploriamo. Esploriamo un pochino questo dormitorio. Vediamo che cosa ci dicono. Resistenti questi armadietti. Sono chiusi. Ma non li posso aprire. Non si, non si aprono. Ce lo dice anche lei. Manca la maniglia. Non si aprono. Non si aprono. Bene. Direi che non possiamo recuperare niente qua. Dunque, esaminiamo un po' tutto. Qua sono delle docce. Non c'è acqua. Perché ti sarei... Fammi capire, ti saresti fatta una doccia tu al momento? Saponi vari. C'è anche una scatola. Ma è vuota. È vuota. Ok, c'è qualcosa. Docce senza acqua, è un dramma. Docce senza acqua. In questo momento poi è proprio la cosa che più ci preme scoprire. Allora, i letti. Un letto a castello. Sopra Floyd, sotto Chandler. Floyd, è tutto in ordine. Sullo scaffale non c'è niente. Forse questo letto non era stato ancora occupato. Chandler, sul letto c'è una camicia sotto degli stivali. Sullo scaffale, manuale di cablaggio e condizionatori d'aria. Forse Chandler era addetto alle ispezioni locali. Va bene. Ok, quindi ogni letto ci fanno sto pippone. Un letto a castello, sopra Pool, sotto Bowman. Pool, al muro c'è il poster di un uomo con la barba. A cosa miravano le persone che lavoravano qui? Sullo scaffale. Evoluzione interna umana. Ho già sentito questo titolo. Certo, l'autore è il mio amico giapponese Kei Maeda. E sulle sue nuove bistrattate teorie sui mitocondri. Ne ha spedita una copia, ma non mi è mai arrivata. Sembra interessante, ma non ho tempo di leggerlo ora. Certo, ci sono molti libri di biologia molecolare. E sotto, Bowman. Questo letto, cos'è? Le lenzuola sono macchiate di nero. Ci sono pezzi di pelle e peli increspati. Che schifo, ustioni. Non capisco cosa possa essere successo. È un'impressione o puzza davvero di marcio?
Un letto a castello, sopra Whitehead, sotto Hunter. Sicuramente queste cose qua ci serviranno per qualche enigma. Whitehead. Un letto piuttosto anonimo, solo la foto della famiglia. Sullo scaffale, l'arte del sorridere, psicologia relazionale, psicanalizzare le paure. Tutto a carattere dilettantistico. Cosa faceva qui questo Whitehead? Un consulente? Non si direbbe, perlomeno dalle sue letture. Hunter. Questo letto non è stato usato. Sotto tutti i letti, i tecnici che possono avere. Ok, non voglio leggermi tutti i pipponi, qua però c'è qualcosa, un letto a castello, sopra Kaminsky, sotto Yoshida, non voglio leggere tutto, abbastanza vistoso, foto attaccate, poster della serie Star Games, molti libri, appassionato di tecnologia probabilmente, e sotto Yoshida, lenzuola sporche, poster di culturisti, un altro ricchione, perfetto, ovviamente mi dissocio da quello che ho appena detto. Battute da gameplay, ci sta. Un programmatore molto attento alla forma fisica. Perfetto. Sembra esserci della roba sopra, ma non si può prendere. Ho capito. Secondo me, Yoshida, il tipo che aveva i poster del tipo barbuto, secondo me se la intendono. Ma comunque, c'è una libreria. Biologia molecolare. Sono testi specialistici. Ok. Un terminale della rete. È spento. E ce ne faremo una ragione. Ci sono molti cavi, no, ma non c'è corrente. La rete di comunicazione in quest'area non funziona. Ok, un sacco di cose da esaminare qua, ma non abbiamo trovato neanche mezzo oggetto. Quindi, fate un po' voi. Allora. Ciao. Ciao ciccione di merda. Tu vedi mica debole il pirokinesis. Abbastanza. Vuoi che non ce ne sia un altro? Aspetta, facciamo una cosa, ci sono anche delle telecamere. O no? Occhio! Bastardo! Mi stai facendo più danni tu che il resto dei nemici. Ah, altri due ce ne sono là. Porco Giuda. Facciamo una cosa. Equipaggiamo questo. Andiamogli sotto proprio a cazzo duro. Minchia, delle torrette. Ok? Nasconditi un attimo qua sotto. Ricarica. Basta, guarda quanto mi hanno tolto. Quanto mi hanno tolto, sei schifose. Ma minchia, non si è girato in tempo, porco Giuda. Dammi un po' di HP di recupero, però, fammi sto favore. Tanto probabilmente l'abilità plasma potrebbe essere utile contro questi nemici, tra virgolette. Questa. Ok. Abbiamo anche gli Spartan come munizioni. Ok, quindi qua, recap. Un bel po' di stanze. Un bel po' di stanze. Perfetto. Facciamo un attimo mente locale. Quindi qua. E da dove? No, non è da dove siamo arrivati noi. Noi siamo arrivati da qua sulla destra. Quindi potremmo andare o di qua. Ma secondo me è chiusa. Sala di sterilizzazione. Non è vero, è aperta. Perfetto. Nemici? No. Ok, abbiamo anche un box e un telefono. Ok. Quindi esaminiamo qua. Molto vasta questa zona. In e out. Da qui non si apre. Ovviamente. Questo. Un pannello di controllo consente l'ingresso e collega con la sala di controllo. C'è qualcosa scritto sul monitor. System off, porta aperta. Livello sicurezza laboratorio ok, accesso consentito. Pare. Ok, che non ci sia pericolo. Quindi entriamo di qua. Sala di disinfezione, ingresso zona di ricerca. Indossare la protezione e contattare la sala di controllo. Forse non ci sono problemi, è fuori servizio. E poi a questo punto non posso che continuare. Va bene, per tutte le sue valutazioni al volo così. Un citofono per contattare la sala di controllo. Qua abbiamo il punto di salvataggio. Ingresso livello 3. Microrganismi tossici zona calda. Ok. Telefono e cassa. Fammi vedere. Allora, se la cassa mi permette di recuperare la pistola che avevamo prima, no, non me lo fa fare. Allora, possiamo recuperare. L'unica cosa le granate. Ok, quindi. Posta. No, al contrario.
qua. Ok, le prendiamo tutte. E questo, quindi, ok, non è come Resident Evil che tutte le casse sono collegate, cioè in base a dove lasciamo gli oggetti, quelli rimangono lì. Quindi è una merda praticamente, perché io chissà dove ho lasciato quella pistola. Sedativo, non ci interessa, tanto abbiamo l'oggetto che, cioè abbiamo la magia che ci cura. Per il resto questa pistoletta sposta e gli Spartan ce li teniamo quasi quasi. Teniamoli, non si sa mai. Ok, e salviamo. Non so da quanto sto registrando, ma dovrò tagliare tanto perché ho fatto un po' di cappellate in giro. Io farei una cosa, ragazzi. Andrei a esplorare un pochino queste stanze che sono rimaste e poi fare un salvataggio. Questa parte non la vorrei far durare troppo. Perché è stata abbastanza tortuosa, a dir poco. Tra l'altro spero di non aver triggerato qualche evento che non posso più evitare adesso. Ancora quella bambina, perché? Secondo te? Allora, non vorrei che andando di qua. Ok, perché sono delle stanze tutte dall'altra parte. Beh, continuiamo da questa parte a questo punto. Però non vorrei che andando da questa parte si triggeri qualche evento che poi magari mi incula. L'ascensore per andare giù. Resto qui. Resto qui, perché ho ancora delle cose da esaminare a questo piano. Cosa sarà questa porta super blindata? Inutile, è chiusa. Allora, qua abbiamo un ascensore per scendere. Io direi prima di andare avanti, andiamo a esplorare le altre stanze che erano rimaste qua in zona. Ok. Queste visioni sono molto strane, in effetti. Uscita da questa parte. Sala di disinfezione. Va bene, sì, sappiamo già tutto, siamo in piena emergenza coronavirus, sappiamo come si gestisce un'emergenza e usciamo. Andiamo a vedere le altre stanze che cosa ci danno, se troviamo oggetti o meno, perché senz'altro il punto in cui proseguire è quell'ascensore, credo, anche perché abbiamo avuto una specie di visione, flashback, non sappiamo bene che cos'è stato, quindi esaminiamo. Poi magari qualcuno è chiuso, è parcheggio sotterraneo, è chiuso, meglio. Se troviamo stanze chiuse è meglio, così almeno troviamo. Non abbiamo troppi dubbi su dove proseguire. Ok, andiamo da questa parte. Sala di controllo. Questa è aperta. Stiamo attenti perché abbiamo pochi HP, eh. Attenzione. Allora. Perfetto. Non possiamo. Ma merda! Merda. Devo uscire. Non potevo. L'unico modo per sconfiggere quei nemici è la magia. Me l'aveva appena inibita. Solo che tu, con queste inquadrature, non sai mai che cacchio di nemici hai davanti. Allora, o spari a vuoto. A parte che il pirochinesi si fa male comunque a prescindere da tutti. E un altro? No, nemici. Ok, zero. Ah, perché queste. Ok, queste non gli facciamo niente. Ok, non gli facciamo nulla con le magie. Non farti colpire. Perfetto, bravo. Ok. Quindi abbiamo capito che sono nemici che si possono. Nemici, comunque, avversari che si possono affrontare solo in determinati modi. Tipo queste specie di telecamere mitraglietta non si possono colpire con abilità. Con le magie. Va bene. Ok. Vediamo cos'altro c'è.
Esamino ancora qualche cosina e poi... Ok, una porta spessa e pesante, è grande. Ed è anche chiusa, pensa un po'. Ok. Scendiamo giù. Ancora! Tutti seccati? Che non fa appuntamento da nessuna parte. Seccalo. Ok. C'è una specie di telecamera. Mi prende. Non mi ha preso? Ah, merda. Che cazzo. Togliti. Ok. Ce la fai a mirare? Perché perdi? Scusa, ma perché perdi il target? Ma seriamente, che problemi c'hai, Aya? Ah, perché è in stato confusionale. È in stato confusionale, ecco perché, non l'avevo visto. Infatti dicevo, ma è strano. Ok, un po' di punti esperienza. Mi aggiungiamo un bel po', eh. Grandi questi armadi, cosa ci sarà dentro? Senza una scala è impossibile arrivare ad aprire sopra. Dovrò mica andare a cercare una scala adesso, fammi capire. Ok, vediamo cosa c'è qua. E questo cosa sarà? E questo cosa sarà? E questo cosa sarà? Va bene. Si vedono dei cadaveri enormi dentro capsule protettive. Sono congelati, posso sentire il freddo da qui. Assomigliano a quel tipo, lo scimmione che ho incontrato. Ah, numero 9. I monitor sotto mostrano una specie di elettrocardiogramma. Su ognuno c'è scritto Golem, seguito da un numero. Hai capito? Caspita. Vuoi che non si liberino questi? Ovviamente. Tra l'altro, qua c'è una porta che ci è stata per l'appunto identificata come porta da aprire con una qualche chiave. Quindi ci dovremo tornare. Vediamo un po' se mi dà qualche altro indizio esaminandola. È chiusa. Un'indizione, cavolo. Ok, quindi abbiamo fatto questo. Esaminiamo ancora magari una porta o due e poi andiamo a salvare. Non voglio mettere troppa carne al fuoco perché in questa zona qui mi sa che le cose da fare saranno tante e io commentando mentre registro rischio veramente facendo parti troppo lunghe di perdermi cose importanti. Quindi, al senare. Bene, molto bene. Ok, ormai, ok, sono... questi qua saranno tutti chiusi, ovviamente. Tutti chiusi. Vediamo. Qualcosa troviamo qua, sicuro. Il monitor è spento. Ci sono solo cataloghi di armi e indumenti militari, niente di particolare. Va bene. Vediamo un po' qua che cosa c'è. Questo sembra il distributore automatico ABP del MIST. Il lettore controlla. Ok, possiamo comprare anche roba qua. Benvenuti all'armeria BP, si è acceso. In effetti, come cavolo fa? Vabbè. Che strano, funziona perfettamente. Posso usare i miei BP? D'accordo. Andiamo a vedere di qua. Armi e munizioni. La porta è chiusa. Aspetta, prima c'erano tutti quei golem. Non mi serve ora. Pensavo potesse servire questa chiave. Ma magari si sblocca di qua? C'è un lettore magnetico. Ah, ok. Allora vedi che avevo avuto l'intuizione giusta. Oggetto chiave. Carta nera. Perfetto. Meno male che l'abbiamo presa. Questo era un oggetto chiaramente missabile. Non l'avessimo presa, ci saremmo inculati male. Ok, qua vediamo un pochino che cosa ci dà. Allora, c'è una cassa sul carrello e piena di sofisticate parti di tua sorella. Perfetto. Qui è aperto. C'è un fucile, può farmi comodo. Bene, fucile a canne lisce. Bene, qui è aperto, anche questo ci prendiamo. No, questo è guasto. Ok, qui, buono, fucile. Vediamo un pochino che differenza c'è dal fucile che abbiamo. Vabbè, innanzitutto facciamo una cosa. Equipaggiamolo. Equipaggiamo quello di prima, il PA3. Ok, e poi vediamo che differenza c'è con quello che abbiamo trovato. Un po' meglio, eh. Un po' meglio, pesa di più, però è più potente e ha un rate decisamente più potente. Quindi andremo a posare il PA3 quanto prima. Quanto prima. Quindi facciamo una bella cosa. Qua equipaggiamo di nuovo l'M950. Ok. Dopodiché, qui togliamo il PA3
scambia con quello che abbiamo appena trovato, l'SP12, decisamente buono, e basta. Il resto abbiamo tutto, potremmo tenere ancora delle munizioni di fucile qua nell'inventario. Perfetto. Ok, e vediamo cos'altro c'è qua. Qui è aperto. È pieno di munizioni. Cazzo, 500 dell'idra. Non puoi prendere l'item spazio esaurito. Che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Item? Non ho più spazio. Ma serio? E vabbè, mettiamo qualcosa. Cioè, non lo so. Utilizziamo uno di questi, tanto per cominciare. Spostiamo un ricostituente 3 di qua. Ok. E prendiamo assolutamente queste. Tra l'altro, ce ne sono anche altre, forse. Qui è aperto. Pieno di munizioni da 9 mm. Sì, ma queste in realtà già le abbiamo noi, quindi non penso ha creato un altro slot per quelle munizioni. No, perché già siamo pieni. Ok, qui è aperto. È pieno di munizioni di. Ok, buckshot, perfetto. Io li volevo comprare, pensa un po'. Allora, è stato un po' confusionario anche questa parte qui, però. Guardiamo un attimino cosa ho recuperato. Ho recuperato il fucile, quindi questo qua, aspetta, l'SP12. Ho recuperato munizioni, che ce n'era un macello, 200 buckshot più 500 idra e ho rifillato questi. Ok? Quindi siamo strapieni, non abbiamo più neanche uno spazio vuoto nell'inventario, siamo strapieni di munizioni. Ci tornerebbe molto utile depositare delle cose. Quindi noi adesso sai cosa facciamo? Noi di qua c'è qualcosa? Aspetta, è una porta che si può attraversare. Probabilmente la sblocchiamo. Si è aperto. Perfetto. Facciamo una cosa. Andiamo di nuovo nella stanza di salvataggio. Depositiamo oggetti. Ah, ok, siamo qua. Perfetto. Perfetto, un paio di coglioni perché devo di nuovo fare tutto il giro che non voglio fare. Però abbiamo sbloccato la porta e abbiamo creato una shortcut. Quindi io torno tutto indietro nella stanza di salvataggio. E vado a depositare un po' di oggetti e soprattutto di munizioni che non mi servono. Perché abbiamo tante armi e tante munizioni, più di quelle che secondo me servono. E dopodiché salviamo, perché in questa parte qui ho fatto tante cose, avrò più che altro tanto editing da fare e non voglio complicarmi troppo la vita. Quindi, di là siamo già andati, giusto? Sì. Ok, perfetto. Allora andiamo solo più a salvare. Andiamo a salvare e poi nella prossima parte vediamo che cosa fare. Più che altro andiamo a un attimino ottimizzare l'inventario perché c'è veramente tanta roba. Praticamente siamo strapieni di armi, munizioni, eccetera. Tutta roba che ci serve sì, ma fino a un certo punto. Quindi sistemiamo un secondo e salviamo. Benissimo, ho fatto un po' di pulizia e andiamo a salvare. Un telefono, chissà se è collegato all'esterno. Ma certo che sì. Pensi di aver trovato il rifugio? Una miniera abbandonata. Sì, sembra strano anche a me. Bene, controllo a fondo. Grazie. Salviamo. Questa parte non so quanto verrà lunga. Probabilmente potrebbe venire anche leggermente più colta, eh? Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e andate in box informazioni per tutti quanti i link utili. Noi ci salutiamo e ci vediamo nei prossimi giorni con il sesto episodio di Parasite Eve 2 per PS1. Quindi alla prossima ragazzi. Ciao ciao!